Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Per un pugno di ascolti. Io sono Filippo. Io sono Francesco. E Francesco, sei appena tornato da questo magnifico viaggio per l'Italia che ti abbiamo chiamato 2 settimane fa durante la diretta, ed eri in un paesino, provincia di Isernia, non mi ricordo bene il nome. Strozzagalli, provincia di Isernia. E raccontaci un po' come è andata l'epilogo di questo viaggio. Allora, il posto era bellino, cioè ho visitato un po', c'era una bella cattedrale, chiesa neogotica con delle navate un po' così, poi ho conosciuto un po' di gente del luogo. Beh, però arriva al sodo, cioè bellissimo, andremo tutti in vacanza a Strozzagalli quest'estate e via, ma a noi ci interessa la cosa principale adesso, è i cinema, li trovate aperti in provincia di Isernia? No, assolutamente, anche in provincia di... Me la merito. E anche in provincia di Isernia i cinema sono chiusi. Purtroppo è andata male anche questa, e vabbè, però mi viene da dire, visto che siamo qua, dobbiamo iniziare questo nuovo podcast sul cinema. Noi che ci preoccupavamo che la gente non potesse più andare al cinema, visto che ho trovato tutto chiuso, a maggior ragione abbiamo fatto bene iniziare, perché la situazione è drammatica, lo sappiamo tutti, e prima che il botteghino mandi fuori qualcosa di nuovo ne passerà un po' di tempo. Quindi, visto che siamo qua, siamo agli inizi con questa nuova radio, perché non parlare di inizi anche per il cinema? Bella idea. Se mi permetti, inizierei io con un po' effetto, quindi... Era il lontano 1895 quando due fratelli francesi, Auguste e Louis Lumière, inventarono il cinematografo. Allora, mettiamo un po' in ordine, perché... Diciamo 1895 per l'invenzione del cinematografo, ma anche perché ci fu la prima proiezione di una sala, un po' particolare, poi vedremo meglio come mai particolare, diciamo che non immaginatevi Luci di Curno, però ci siamo, dell'Orio Sandro, quello che è, vabbè. Però diciamo che appunto 1895 è la data un po' indicativa, perché comunque già da anni si stava cercando di trovare una macchina, un'invenzione che potesse sia riprendere le immagini, quindi creare un filmino sulla pellicola, sia poi poterle proiettare con la stessa macchina. E i fratelli Lumière nel 1895 riuscirono a inventare il cinematografo, che fu la grande rivoluzione che poi fece spiccare il volo al cinema. Tornando alla sala di proiezioni del 28 dicembre 1895, che vennero proiettati i primi filmini, era un po' particolare. Perché spiegaci. Non era luce, l'abbiamo detto, ma non era proprio neanche un cinema, cioè era uno scantinato di un locale di Parigi, quindi molto bohemien alla francese, no? Era... Sì, siamo bohemien, va bene, sì, bohemien, e quindi appunto furono proiettati 10 cortometraggi da un minuto l'uno circa, che raccontavano scene di vita quotidiana. Vedo già che ridi, secondo me, perché vai, prova a vedere. No, perché ho presente uno di questi filmini, ed è anche il motivo per cui poi hanno vietato il cinematografo per i deboli di cuore per un certo periodo, perché praticamente erano scene di vita quotidiana, e tra queste c'era una scena in cui veniva ripreso il treno in partenza al binario, cioè in arrivo al binario, quindi che arrivava al binario. E niente, questi qua che erano arrivati non avevano mai visto niente del genere, quindi non avevano mai visto delle immagini in movimento. Ma nel film c'era l'annuncio: il treno regionale per Milano è in ritardo e arriverà al binario 5. Mi sa che Trenitalia ai tempi, cioè almeno in Francia non so come non vanno i treni. Non perseguitava ancora gli esatto. studenti, vabbè, quindi erano bei tempi. Bei tempi che furono. Comunque il treno arrivava e niente, metà sala impanicata, è scappata e qualcuno, cioè, ha detto che c'è rimasto, però vediamo. Perché certo, non ero abituati a questa nuova, assolutamente, completamente nuovo. Un treno era un po' inusuale. Un po' forte. E vabbè, però, cioè, mi viene da dire, bella invenzione, però questi fratelli Lumière forse avrebbero dovuto fare qualche corso di marketing, cioè, non per criticare, però mi viene da dire, avevano per le mani qualcosa di grosso, non è che l'hanno proprio presentato benissimo, cioè, sono stati un po', cioè... Sì, so. Si rendevano conto bene di quello che avevano fatto. E proprio qua il punto, anche tu hai dato un po' una risposta. No, non se ne rendevano conto.
perché era una cosa nuova, ma addirittura i fratelli Lumière stessi, dopo qualche anno, lasciarono il cinema. Ah. Si diedero, non so io, all'ippica, alle carte, quello che è, però lasciarono il cinema. E la motivazione non è perché, non so, io stressava troppo, ma perché non funzionava molto e non faceva troppi soldi. Era una cosa che faceva, dava un futuro, e alla fine i soldi, meno male, servono. Qualcosa servono. E quindi, secondo loro, non dava futuro. Non aveva futuro. Previsione un poco sbagliata. Beh, è giusto anche il loro punto di però, vista. Però, erano anche all'inizio, quindi non erano molto consapevoli. Ci sta. E comunque, vabbè, quindi mi pare di capire che poi c'è stato un periodo in cui il cinema è andato un po' in sordina, però... nonostante tutto, nonostante le difficoltà, è resistito, è passata la prima guerra mondiale e poi è stato un po' rivalutato, perché è stato usato all'inizio solo come metodo per registrare degli eventi, quindi quasi come, cioè, giusto per avere un archivio storico, ecco. Il futuro telegiornale, esatto. La televisione, se mai. Esatto, le prime riprese di guerra. E poi, non so, nel 1921 un nostro compatriota, tale naturalizzato francese anche lui, mi pare. Sì, mi pare di ricordare di sì, però tale Ricciotto Canudo. Canudo, sì. Tale Ricciotto Canudo nel 1921 se n'è uscito dicendo che il cinema era, attenzione bene, dall'essere abbandonato dai suoi inventori, la settima arte. Cioè così, boom. Boom. Potente. E niente, perché lui diceva che praticamente, oltre alle arti che si erano già, come dire, affermate nella storia, e quindi oltre alla pittura, alla musica, che potevano essere la prima, la seconda, la terza e la quarta arte, il primo slot libero, la prima posizione libera era la settima. Allora la settima arte è il cinema. E beh, è già un bel passo, cioè dai fratelli Lumière che dicono sì, bello, ma non andiamo a fare altro, a questo che dice wow, è la settima arte, ma ti dirò di più, andiamo un passo avanti ancora, facciamo bastare la seconda guerra mondiale, un po' di anni 60. Mm-hmm. Il famoso regista giapponese Akira Kurosawa, oltre a fare bellissimi film lunghi, sì, dirlo, sì, assolutamente, cioè, ok, sì, questo si può dire, era anche un po' filosofo, ma giustamente ha vissuto nel cinema, nella realtà del cinema per tantissimi anni, quindi ne è diventato esperto, e parafraso un po' una sua citazione, dirà che il cinema è un contenitore di arti, scusate, perché contiene al suo interno la scultura, la pittura, la musica, la letteratura, la filosofia, il teatro. Quindi non più una settima arte sola, ma è una cosa che riesce a elevare tutte le arti insieme, a chiamarle in gioco tutte insieme. Un bel passo avanti. Sì, direi alquanto rivoluzionario. Cioè. E però, sentendoti così, su questa vena, continuare con questa vena filosofica, mi è venuta in mente una cosa, cioè poi correggimi se sbaglio. Momento filosofico. Sì, questo è potente. Allora, il cinema è un po' come un'orchestra. Poesia. Non l'ho ancora spiegata. No, vabbè, però era poesia già qua. Magari adesso è una boiata. No, vabbè. No, allora, okay, spiegala un po'. Allora, il cinema è un'orchestra perché abbiamo il direttore, che è il regista. Il regista, ok. Esatto. E poi abbiamo tanti, come dire, musici, tanti musicisti che rappresentano ovvero tutte queste arti contenute nel cinema. Però queste arti non è che devono essere lasciate libere di suonare come cavolo gli pare. C'è bisogno di qualcuno che da dietro, non da dietro le quinte, da davanti le quinte, le coordini in modo tale che tiri fuori l'armonia giusta. È vero, è azzeccato come roba, ma direi che sì, perché se pensi anche, non so, adesso quando escono i nuovi film, ok, quando uscivano, vi ricordate quei tempi in cui si andava al cinema e uscivano? Correva l'anno. Quando si parlava del cinema, poi molte volte capita di un nuovo film, quando se ne parla, che si dica un po', sì, bello, però sai, troppo spazio alla musica, troppo spazio alle sceneggiature, troppo spazio, perché ancora oggi importante è riuscire a essere il Beppe Vessicchio del cinema, quindi riuscire a orchestrare tutto. Salutiamo il grande Beppe Vessicchio che ci segue di sicuro, perché... e quindi appunto riuscire proprio a essere una poesia unica, un po' armonica. Però non sei d'accordo? No, sono d'accordo assolutamente. Mi viene solo da dire che c'è anche un'altra strada. Ah, una scappatoia. Sì, una scappatoia. Cioè, se tu sei Christopher Nolan, ecco, puoi fare un film difficilissimo che non capisce nessuno. Uno solo. Diciamo che in generale. È un proseguo in questi ultimi tempi, vabbè, da sempre. Però fai un film difficilissimo, non lo capisce nessuno e tutti gridano al miracolo, all'opera d'arte.
definitiva. Ma noi vogliamo, a proposito di Nola, non volevamo lanciare anche un appello per... Dai, facciamo allora. Visto che sapete tutti di cosa stiamo parlando. Stiamo costruendo le prossime puntate in redazione così, e ce l'ho avuto in mente, parliamo di Tenet. Assolutamente. Però oltre a entrare scenicamente al contrario con i nostri effetti speciali, non sapremmo cosa dire perché è veramente difficile. Troppo difficile. Quindi se qualcuno di voi che ci sta seguendo o conosce qualcuno che ha capito Tenet, sì, ha avuto questa grande fortuna e vuole magari spiegarcelo, noi abbiamo un microfono libero, una postazione, una sedia, e saremmo contentissimi di ospitarlo e di sentire cosa e niente, fateci sapere. Sì, e adesso però una nota, cambiamo un po' tono, cioè okay, una nota un po' negativa, cioè lo so che sembra che... Basta elogio alla storia. Esatto, devo sempre criticare, devo sempre mettere i puntini sulle i, però mi viene da dire, cioè adesso abbiamo citato Kurosawa, poi c'era il nostro caro Ricciotto. Di Gioia del Colle, Gioia giusto? Del Colle, giusto, originario di Gioia del Colle, un paesino di 13.000 anime. Fondamentale dirlo. Sì, assolutamente. Ci piaceva il nome, diciamo, del paese. Però. Bellissimo. Comunque... È vicino a Strozzagalli o... Perché non so, comunque... perché deve essere in Puglia, credo. Ah, ok, quindi più o meno. Sia lì. Comunque, questa nostra digressione su questi grandi estimatori del cinema, comunque gente che ne capiva, mi viene un po' da dire. Cioè, è vero che ne capivano, che l'hanno saputo apprezzare, però sono stati bravi perché avevano già visto l'esplosione del cinema. Cioè, ai tempi dei fratelli Lumière, avere la visione lunga di dire il cinema esploderà, sarà una cosa fenomenale, lì veramente ci sarebbe stato del rivoluzionario nel dirlo. Questi qua sono arrivati un po'... Beh, quando... sì, come dicevi anche tu prima, i fratelli Lumière o non erano dei grandi geni del marketing, perché non ho visto un gran galà o un red carpet all'inaugurazione, alla prima dei loro film. La bettola di Parigi. La bettola di Parigi, esatto. Quindi... è strano, sì, però mi verrebbe da dire che quando sei all'inizio di una nuova cosa come Fratelli Lumière, sei dentro proprio, fai fatica a capire dove stai andando, le potenzialità e dove ci porta questa cosa. E quindi sei vittima di questa cosa e certo, dici non sai bene quanto andare avanti e sei un po' insicuro. E certo, poi più avanti, come ho detto, il Kurosawa di turno, lui fa i filmoni, ben apprezzato, i soldi, la macchina, la casa, bene, tutto... è tranquillo e può anche fare filosofia sul cinema e dire certo, il contenitore di arte, intanto ti ha dato da mangiare anche abbastanza bene. Sì, sì, infatti. E sono. Quindi in generale penso che proprio questa è la difficoltà. Quando una cosa è nuova e ci certo, sei dentro, non riesci a, non riesci a viverla. Soprattutto se sei agli inizi, quando ancora non esplode. Esatto, esatto. E soprattutto, cioè, la capacità di qualcuno, come dicevi tu, è che di concepire questa cosa all'inizio e poter dire, urlare al miracolo, alla scoperta nuova. Certo. Anche se io me lo immagino i fratelli Lumière che dopo l'arrivo del treno nei loro quattro muri freddi della cantina dicono: è la rivoluzione, ecco voi la nuova frontiera delle esperienze, così. E con metà sala vuota, 2 o 3 che rantolavano un po' per gli infarti. Quindi li capisco anche che ci abbiano un po' rinunciato. E beh, assolutamente. Però cioè, questa cosa qua dei fratelli Lumière a me dà anche un messaggio, cioè sembra strano, né? Perché loro alla fine hanno piantato lì, hanno lasciato tutto e basta, però è un po' positivo secondo me la loro storia. Sì, perché cioè non ti sembra un po' come quei video, cioè mi vengono in mente quei video motivazionali che ci sono ogni tanto su YouTube, del tipo vuoi cambiare la tua vita in 10 giorni? Sì, o quello ho guadagnato 20.000 euro facendo trading online sui succo di pere. Sì, sì, impara i trucchi del mestiere, vendi bitcoin e guadagni. Esatto, cioè, quelle cose lì, cioè no vabbè, a parte i video su YouTube, però loro avevano in mano qualcosa di buono, qualcosa di forte, e non sono riusciti a crederci fino in fondo. Però nonostante questo, nonostante ci fosse qualcosa di bello in quello che stavano portando avanti, c'è qualcuno che ha raccolto la loro eredità, perché magari non abbiamo i nomi, magari non abbiamo neanche i cognomi, però c'è qualcuno che ha portato avanti, ha spinto sul cinematografo e siamo potuti arrivare dove siamo col cinema, quindi a definirlo un'arte, a definirlo una produzione culturale a tutti gli effetti, proprio perché c'è qualcuno che ci ha creduto. Quindi quando si inizia qualcosa di nuovo è importante, secondo me, anche se non si ha la lungimiranza, però avere un minimo di, come dire, di fiducia in quello che si fa. Cioè, se si ha per le mani qualcosa di buono, magari qualcosa di buono uscirà, giusto? Beh, concordo, ma tra l'altro parlando così, no, vorrei dire, se le premesse sono buone, vai avanti che vedremo come andrà. E, ma in effetti questa radio, questo
magnifico studio che abbiamo con il tavolo nuovo tutto liscio, bellissimo. I microfoni super belli, le luci, dove non vedete, ma il fondale dietro con i led attorno, che bello. Backdrop. Perché sennò ci sgridano. Ok, qua i nostri grafici. E anche noi per me siamo un po' nella situazione dei fratelli Lumière. Non che ci arriva un treno nello studio, no. Però il fatto che è una cosa, non è nuova, perché la radio esiste già, però questo video podcast un po' è nuovo. Noi è una cosa nuova per noi, un'esperienza. Anche fatto. Per Nembro c'è stata una radio, ma è sta rinascendo adesso. I propositi ci sono, sono buone le premesse. Vediamo come va. Andiamo avanti. Allora, per esatto. Chiudere questa prima puntata, visto che è stata una puntata ad alto contenuto culturale, proprio alziamo ancora un po' l'asticella, vai. Citerei Manzoni, parafrasandolo un po', quindi sarà vera gloria ai posteri l'ardua sentenza. Quindi, oppure sarà vera gloria ai nostri ascoltatori l'ardua sentenza. Quindi fateci sapere un po' voi, o continuate a seguirci alle nostre visualizzazioni l'ardua sentenza. Vedremo, esatto, come vedremo. Andrà. E basta, no. Penso che abbiamo esaurito per oggi per i contenuti sì. della nostra puntata. Dobbiamo ricordare un paio di appuntamenti, perché noi ci rivediamo tra 3 settimane. Sempre al venerdì, sempre al 18. Lunedì prossimo esce la 7ª rubrica di Senti Chi Parla, Local Guide, sempre alle 18. Con delle fantastiche digressioni su Nembro e sui... Sì, su un'intervista su un fotografo, mi sembra. Comunque, non diciamo altro, lasciamo un po' di mistero. E nulla, grazie per averci seguito fino ad ora e ci vediamo alla prossima puntata. Fateci sapere un po' prima magari cosa ne pensate di questa cosa e in generale la radio. Abbiamo Instagram, i commenti YouTube, anche le mail per qualcuno se vuole, radio@nembro.org. Vi ringraziamo per essere arrivati in fondo, vi meritate un bellissimo applauso registrato dal nostro mixer. Ah no, ho sbagliato questo, ok, ops. E chiudiamola che è già lunga. Buona serata, buona giornata a tutti, grazie e ci vediamo alla prossima, ciao, ciao, ciao. Senti chi parla!